Allora, mazza che bella prima fila, oh. E la seconda un po' così, così. Bella prima e la seconda, e la terza. E il pezzo mio dura tutto sto pezzo, fino alla fine. Allora, un piacere, vedo un sacco di giovani, questo è importante. Non vi fate fregare dalla cucina, visto c'è la cucina moderna adesso, no? Vi insegno. Questa è una matriciana. Ecco, capito? Questa è un cacio e pepe. Capito? Perfetto. Questo è quello che va di moda adesso. Capito? No, spiego meglio. Spiego meglio. Ma prima vediamo, vi racconto. Questo qua, questo qui magari se ne prendi uno, ti ingolfa un pochettino, poi dopo c'hai problemi. E questa era una porzione pure un po' abbondante perché lo conoscevo. Questa era una comunione, tutto per una comunione. E questo qui tutto su sta falsa riga di robaccia così. Allora, veniamo a noi. I piatti sono così. La roba è così. Mi arriva l'altro giorno a cena, mi arriva un piatto di tortellini, giuro, non dico bugie, 5. Io adesso sono di Roma, c'ho un diavolo e un angelo. L'angelo dice, e il diavolo fa Dio. Chiamo il cameriere e dico, scusi, dica, te sono cascati gli altri. C'è 5 tortellini. No, perché magari ci puoi scivolare, non per me, ci puoi scivolare, 5 tortellini. Allora, lo dico subito a questi giovani ragazzi che siete il futuro e questo è importante. Quando vai ai ristoranti e parlano piano, vai via. Perché si paga un botto. Hai visto? Più si parla... 70-80. Così? Che prendi? 20-25 si paga. Io con questa voce sono abituato a 20-25. Vado in un posto e faccio... Dice, che prendete? Fatto, guarda, io ho pure acufeni, manco ci sento. Quanti siete? Siamo noi quattro. Dice, fa, si sistemi, arriva fa, tutto sul letto di qualche cosa, sul letto di cosa, sul letto, dico scusi, ma che è un mobilificio, ma sotto al letto, ma che c'è stata la spera, in un posto vegetariano, io non c'ho niente anti-vegani, vegetariano, ognuno fa quello che gli pare, con me in un gruppo cantava una cantante vegana, la sera andiamo a cena, io prendo la sgaloppina è triste, no? La sgaloppina, quello mi fa, mangi la carne morta. No, Monzi, qua la vacca dentro il ristorante, come? Ma ti dico, mi arriva, fenomenale, mi arriva, poi mi ci portano, diciamo lì, vieni, che gli piamo per culo se vieni te. Perché io so per piaveli per culo, hai capito? Hai visto quei ristoranti che il conto dove portano tanta cosa di pelle? Che tu apri, dici, magari la partita IVA, non è il conto, quel botto. Mi portano, avete visto qui, una carota? Con una zucchina con finocchio in mezzo. Il secondo era uguale, alla fine chi mi ha portato fa, la verità, com'era? Dico, sei leggero? Dico, sì, c'ho fame, non ho mangiato, devo andare in un altro posto a mangiare. La cosa peggio, tu ci ridi, il riso! Io sono appassionato di riso, mi piace il riso. E dico così, questo mi fa, è buono? Dico, se si potesse assaggiare, dico, questo è il quantità di io che mi manda, assaggia per sentirsi cotto. No, ma ferma, te ne dico un'altra. Mi arriva questo, fa, parlano piano, no? Poi io con questa voce fa, che prende di deserto? Io ho capito deserto, non ho capito deserto. Dico, ma che è deserto? Dico, guardi, il deserto non lo mangio perché mi intoppo un pochettino. Dico, che altro c'ha oltre al deserto? Mi fa, guardi, abbiamo la sbrisolata. Dico, guardi, ci porti questa sbrisolata. La conosci la sbrisolata? È il mille foglie che lui c'è cascato così e la rincorre. Tipo CSI, a te ci ridi, questo ci ride. La generazione di qualcuno grande prendeva un chilo di pane, uno, un chilo di pane, 5 chili di pane in 5. Hai visto la famiglia della volta, mio nonno, tuo nonno, quando erano sani, 5 chili. Quanti siete? Siamo 5. Adesso entra questo, fa sempre sti radica chic di merda, no? Sì. Però radica chic è come un stronzo, non lo sa che è di merda. Arriva, vado a chiudere, ho capito. Aspetta, non perdere l'applauso. Arriva, fa. Io entro, quello fa, da 5 kg di rosette, no? E quello fa, scusi, che c'è il pane con la farina Angus? Il fornaio fa, no, la farina che c'è con l'Angus? No, c'è il pane con la farina del pane,
Dice, che c'è là col sesamo? Con le noci? Dice, guardi, quello è il torrone, a Natale lo facciamo. E il bello è questo. Dice, guardi, me ne dia, questo tagliano. Sta dove taglio? Dice, no, così. Dice, no, va bene così, siamo in quattro, e chi lo magna? Certo, un pezzo così in quattro non lo magna nessuno il pane. Ma se cosa c'è sto riso?